Io ricordo, era l'8-11 maggio 1986, quando in Romagna venne Sua Santità, quello che è diventato San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, venne in Romagna dopo 121 anni dall'ultima visita di un pontefice che era Pio IX. Quindi stiamo ripercorrendo la storia. Ebbene, perché parto da quel dato e da quell'evento? Perché dopo 3 mesi, la Romagna, con i suoi pastori, cioè i vescovi e gli arcivescovi della Romagna, portò visita, così si fa ad Limina, si dice, portò visita al Papa in Vaticano, Sala Nervi. E il Papa, quando Sala Nervi fu piena, cominciò a intonare Romagna mia. Ecco perché abbiamo iniziato con Romagna mia nel ricordo di Raul Casadei, un grande, non solo perché musica è l'espressione, l'emblema della nostra musica di Romagna, ma anche è ambasciatore nel mondo di questa musica. La sua simpatia è il titolo di una sua canzone, oppure Romagna Capitale, altro titolo, fa parte ormai del DNA di ciascuno di noi. Avremo possibilità, probabilmente, probabilità in autunno di dedicare un ping pong proprio con i testimoni, coloro che hanno costruito questa immagine di Romagna, con tanti che sono stati alla scuola di Raul Casadei. Ne approfitto per salutare la moglie, i figli e soprattutto un grande amico che è Mirko Casadei, perché è stato qui con noi altre volte. E sull'onda di questo ricordo chiedo alla regia di partire con la nostra puntata, perché dedicheremo con il titolo di Romagna mia proprio un esame di che cosa sia la Romagna oggi, cosa debba fare, quali siano le forze in campo. La regia, se vuole, può andare con sigla, altrimenti continuiamo con la presentazione. Do il benvenuto e gli auguro un buon lavoro al neo direttore del Corriere di Romagna, il dottor Claudio Salvaneschi. Benvenuto tra Grazie. Di noi in Romagna e tra noi media, mediatori. Cominceremo a mediare le notizie. Accanto a lui il presidente di Lega Coop Romagna, Mario Mazzotti, e poi Francesco Marinelli, che è segretario generale della CISL Romagna, e Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna. Avremo modo anche di sentire altre organizzazioni, però come i casi che noi vorremmo affrontare sono quelli partendo dalle organizzazioni dell'economia e del sindacato che hanno già fatto la scelta di una visione di Romagna, di un sistema di Romagna. Cosa ne pensa? Cosa ne pensi? Perché possiamo darci del tu noi certo. due di questo sistema Romagna. Proprio noi ci sentiamo parte integrante di un sistema. Beh, sicuramente io premetto che sono qua da 2 mesi, quindi non ho la presunzione di avere già capito tutto, sto facendo l'apprendista, diciamo, però mi pare che il sistema Romagna abbia delle buone basi, solide.
da quello che ho visto, sia da un punto di vista imprenditoriale, sia dal punto di vista sociale. C'è una coesione, naturalmente il sistema va integrato, nel senso che avere, come c'erano prima, enti territoriali su basi diverse, quindi non un unico punto di riferimento per l'intera Romagna, ma punti di riferimento diversi come poteva essere Confindustria, con Confindustria Romagna, Confindustria Cesena Forlì, che adesso si sono unificate, o altri esempi di questo tipo, poteva portare chiaramente a una divisione, a delle forme di sinergie incomplete o comunque non adatte ai tempi che stiamo vivendo adesso, ma neanche a quelli precedenti, quando la competitività era molto alta e quindi il sistema deve correre. Quindi il fatto di riuscire adesso gradualmente a compattarsi credo che sia un elemento di forza in più per la Romagna, che da un punto di vista economico, imprenditoriale, mi pare che rispetto ad altre zone ha retto meglio forse anche l'urto di questa pandemia che ha un po' messo in ginocchio tutto il sistema Italia, sia dal punto di vista dell'export, ma anche dal punto di vista del turismo, con tutti i disastri che ci sono stati, ma la Romagna, da quello che ho visto, dai dati che ci sono, ha retto meglio di altre realtà. Quindi vuol dire che c'è una cultura alla base anche, una cultura di impresa, una cultura anche sociale che permette di reggere anche a fenomeni imprevedibili e devastanti come può essere stato questo della pandemia, contro la quale è gioco forza cercare di unire le forze e quindi cercare di fare sistema. Ma è interessante oggi fare questo confronto, cari Presidenti e Segretario Generale, perché noi vogliamo anche capire quali siano le differenze, non solo all'interno della Romagna, tra le organizzazioni economiche, imprenditoriali, sociali, i corpi intermedi, ma anche nel loro rapporto con l'Emilia del Nord e con il centro del nostro, il nostro capoluogo, comunque Bologna. Per esempio Confindustria, che ha fatto Bologna, Modena, Ferrara, il nord dell'Emilia, Parma e Piacenza. Poi qui abbiamo anche un altro tema, che è quello del pubblico, parapubblico, le camere di commercio, queste scelte strane, Ravenna con Ferrara e invece Forlì, Cesena e Rimini. Insomma, per arrivare a qualche risultato bisogna, certo, fare delle scelte. Francesco Marinelli. Sì, direi che è opportuno fare delle scelte. Quello che ha fatto CISL Romagna nel 2013 è stato proprio questo, fare una scelta di campo e mettere in campo una struttura su area Romagna, su area vasta, perché abbiamo ritenuto sin da allora che fosse assolutamente necessario e fondamentale per tutelare al meglio gli interessi di questo territorio, dei nostri associati, e costituirci in Sistema Romagna. Noi l'abbiamo chiamato Sistema Romagna. Ovviamente lo abbiamo fatto in una fase temporale in cui ancora tante altre organizzazioni ancora non si erano costituite come area Romagna, quindi, come dire, siamo stati da questo punto di vista qui un po' i primi. E devo dire che oggi, ormai a distanza di 8 anni, è stata una scelta di campo fondamentale per la nostra organizzazione, ci ha consentito anche di esprimere al meglio sul territorio la nostra rappresentanza, di essere più vicino alla gente, ma soprattutto di poter rappresentare meglio gli interessi. È chiaro che noi ci auguriamo che questa scelta venga fatta anche da altre associazioni, quelle che sono qui oggi, con cui collaboriamo, con cui ci confrontiamo, lo hanno fatto, quindi credo che questo sia un aspetto importante e fondamentale, ma quello che chiediamo è un passo in più anche alle istituzioni e alla politica, perché questo territorio ha bisogno, per essere rappresentato al meglio, che lavori in termini di sistema, e purtroppo noi veniamo da una storia invece che ci dice qualche cosa di diverso. Spesso nel nostro territorio romagnolo abbiamo assistito, a partire
dalle stesse istituzioni a divisioni, a posizioni di campanile, e queste non hanno fatto il bene del territorio, non hanno fatto bene dei cittadini che vi abitano. Quindi da questo punto di vista oggi siamo davanti a una sfida fondamentale, che è quella di provare a fare un grande salto, di farlo insieme, di lavorare come sistema, perché il nostro territorio ha bisogno di scelte di campo per poter essere rilanciato in una fase molto delicata. Bene, Mauro Neri, però credo che abbiamo al... Prego, ecco, abbiamo al telefono Mario... Chimenti, dottor Chimenti? Mi sta ascoltando, dottor Chimenti? Confermo, buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie. Noi stiamo proprio iniziando ad affrontare il tema del sistema Romagna, dell'integrazione Romagna, e Confindustria ha realizzato questo progetto di mettere insieme Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Mi sta ascoltando? Confermo, confermo, e confermo anche quanto lei stava dicendo, nel senso che credo di poter dire con orgoglio che siamo stati un po' i battistrada di questo percorso. Sentivo prima gli ospiti in studio, che saluto ancora una volta, che parlavano di processo di tipo culturale. Confermo, perché, come dire, occorre molto convincimento su quel piano nel perseguire un obiettivo che evidentemente non è semplice, insomma. Se la realtà è quella che tutt'oggi vediamo, delle ragioni ci sono, bisogna avere la forza, la convinzione per andare oltre campanili, naturalmente non volendole battere, ma volendole per certi versi anche enfatizzare, ma una realtà più grande che sia veramente capace di esprimere tutte le potenzialità che ha la Romagna. Noi questo percorso l'abbiamo cominciato addirittura nel 2014, e ha avuto una prima tappa importante nell'ottobre 2016, quando le territoriali di Ravenna e Rimini hanno deciso di dare vita a Confindustria Romagna, poi successivamente si è unita anche la territoriale di Forlì Cesena. Però lì non ci siamo fermati, nel senso che già 3 anni fa il nostro presidente ha lanciato, il presidente Paolo Maggiore, ha lanciato una suggestione, un'idea, che è quella di Città Romagna, ovvero sia di proseguire anche fuori da quello che è il perimetro delle organizzazioni di rappresentanza, un percorso di aggregazione culturale, e la sfida è quella di pensare alla Romagna come se fosse un'unica grande città da più di 2 milioni di abitanti, perché viviamo un'epoca di grandissimi cambiamenti, e il cambiamento lo vince se riesce ad affrontarlo evidentemente non come singolo comune, non come singola forza economica, ma riesce ad affrontarlo come sistema territoriale. Per noi il sistema territoriale è presto detto, si chiama Romagna, una comunità di oltre 1 milione di abitanti che è vicina al mare, che è sufficientemente infrastrutturata, anche se questo probabilmente è l'ambito sul quale dobbiamo assolutamente migliorare, magari di questo parleremo dopo, ed è su quel piano che noi vogliamo portare la sfida, e la porteremo, nel senso di indurre, sollecitare, stimolare tutti i romagnoli a vedersi appunto come cittadini di una città che si chiama appunto Romagna. O andiamo su quel piano, oppure vincere la competizione globale sarà veramente molto complicato. Dottor Marco Chimenti, io la ringrazio perché ha già fatto il quadro, però a me sembra che ci siano questi 3 argomenti. Intanto far maturare partendo dal basso. Lei ne è la testimonianza, è stato un tempo non facile anche per Confindustria per mettere insieme magari opzioni diverse tra Confindustria Forlì, Ravenna, Rimini, non è facile, e questo è il primo aspetto, e noi osserviamo che ci sono vari pezzi dell'economia in Romagna che fanno fatica a dialogare e mettersi insieme. Poi c'è l'altro aspetto, dottor Chimenti, ma se voi, organizzazioni di impresa e sindacati e corpi intermedi, non riuscite a fare interloquire le istituzioni, che se io penso a quello che deve succedere a Ravenna, ma non solo per la questione del porto, è stata approvata questa legge sulla moratoria degli impianti eolici, faccio un altro esempio, ma il futuro, quando parliamo di New Green, della nuova economia verde, significa anche questo, e non sarà facile, dottor Chimenti. Prego. Quante ore mi dà per risponderle? Faccia lei. Al di là delle battute, noi siamo convinti che non ci sia alternativa a provarci. Siamo naturalmente fiduciosi anche sul risultato finale, ma siamo soprattutto convinti che questa è la strada, e ci stiamo mettendo ogni
nostra energia, ogni nostra risorsa. Potrei raccontare qua, ma forse annoierei gli spettatori, la quantità veramente industriale, mi viene facile dirlo, visto il settore che rappresento, di incontri che abbiamo fatto con le istituzioni e con anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, a cominciare proprio dagli amici che lei è in questo momento ospite nei suoi studi, perché sono quelli che, come noi, prima di altri, hanno intuito la strada da percorrere. Perché sono tutte organizzazioni, le CISL, le vedo inquadrato in questo momento l'amico Mario Mazzotti, Lega Coop, eccetera. Sono tutti soggetti che hanno già iniziato un percorso di convergenza che supera appunto, diciamo, la singola provincia. Poi sappiamo che in realtà ce ne sono altri che questo percorso ancora non lo hanno neppure cominciato. Sappiamo che spesso gli interlocutori non sono tre come province, ma addirittura quattro, cioè, e faccio riferimento a Forlì Cesena. Cioè, che sia un percorso difficile non vi è dubbio, e su questo vi assicuro, Presidente Maggiore, sottoscritto, tutti coloro che di noi si sono impegnati in esso possono essere buoni testimoni. Ma il problema è che non c'è alternativa. Cioè, l'alternativa è perdere la grande sfida che la storia ci porta davanti. Dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo esserlo noi che, come dire, forse abbiamo su questo uno sguardo un po' più contemporaneo sulle cose, renderci conto che stiamo vivendo un'epoca di grandissimi cambiamenti, dove niente è destinato a rimanere uguale a se stesso e dove o si riesce a portare la sfida appunto su un livello diverso oppure la sfida è persa per definizione. Ecco, per quanto riguarda questo territorio, la sfida è provare a guardare la Romagna al di là dei campanili, che non vuol dire abbatterli, perché io sono assolutamente convinto che il campanile è di per sé una gran forza, una gran tradizione, una radice alla quale non si deve rinunciare. Il punto è che bisogna enfatizzare questi campanili per ritrovare una dimensione più grande, che nel nostro caso ha radici storiche, oltre che geografiche e culturali. Bisogna far prevalere ciò che unisce piuttosto che quello che divide. O è facile a dirsi, difficile a farsi, ma o ci riusciamo, oppure, ripeto ancora, la competizione è persa. Noi di Confindustria siamo convinti che la Romagna è l'ambiente da invidiare da altre regioni europee e vuole misurarsi, confrontarsi e competere con loro. Dottor Chimenti, io le chiedo infine, se lei dovesse fare un elenco e quindi fare delle priorità tra infrastrutture, i temi di intervento, la viabilità, porto di Ravenna, aeroporti, insomma, le sue priorità, quelle di Confindustria. Guardi, e mi viene abbastanza facile perché Città Romagna non è soltanto uno slogan, non è soltanto una battuta, ma è anche un manifesto che è stato peraltro, come dire, elaborato in gran parte con diversi dei signori che sono in questo momento in studio da lei, per cui mi basta riprendere i 6 punti del manifesto. Il primo punto è Città Romagna è metropolitana. Noi pensiamo che tutto debba partire da una diversa visione istituzionale, cioè da un diverso assetto istituzionale che vada oltre le tre province attuali. Poi Romagna connessa vuol dire che dobbiamo evidentemente affrontare in primis il problema infrastrutturale. Noi abbiamo un grande sogno che speriamo possa essere finalmente tradotto in realtà con i soldini del Recovery Fund, che è appunto quello dell'alta velocità. Ma Romagna connessa vuol dire anche, ad esempio, superare il gap sul piano delle infrastrutture digitali, che pure oggi c'è. Comunque non puoi competere col mondo se non sei connesso col mondo. Romagna sostenibile, e da questo punto di vista, perché siamo convinti che lo sviluppo non è sviluppo se non è sostenibile, ma da questo punto di vista la Romagna ha già una storia, un precedente che va in questa direzione, perché se guardiamo quello che abbiamo, ci rendiamo conto che siamo stati capaci di far convivere, come dire, l'industria chimica con il turismo, e qua mi fermo perché credo di aver già dato dei begli esempi. Una Romagna del sapere, perché, come dire, sempre di più la Romagna vuole essere, come dire, non un appendice, ma una parte integrante del sistema formativo dell'Emilia-Romagna, connessa all'Università Bolognese e quant'altro. Una Romagna come marchio di qualità, cioè forse noi, e lo dico, guarda, vi svelo un segreto, io in realtà sono toscano e quindi, come dire, forse riesco a guardare meglio di un romagnolo a tutte le grandi potenzialità che ha la Romagna. Da questo punto di vista, cioè, tradurre tutto questo in un marchio di qualità che non sia semplicemente la riviera romagnola, il mare, che naturalmente è una risorsa importante, ma non possiamo fermarci lì, potrebbe davvero essere, cioè, un bel salto di qualità. Ed infine appunto il welfare Romagna, perché in Romagna si vive molto bene, c'è cioè uno stile di vita assolutamente, come dire, premiante. La Romagna può essere attrattiva anche proprio perché qua si sta veramente bene, lo dico appunto per il semplice fatto che sono ospite di questo territorio non nativo. Ecco, questi 6 punti insieme
e naturalmente ognuno di questi ha dei sottopunti che non sto qua a elencare solo per annoiarvi, cioè se declinati possono trasformare Romagna in un territorio veramente competitivo e capace di recitare il ruolo da protagonista in questo nuovo mondo che si sta delineando. Grazie dottor Chimenti, riprenderemo queste argomentazioni anche per un confronto magari anche più avanti, sperando che la SARS ci aiuti in questo senso, però lei ha ragione quando dice attenzione, perché alla fine di questo, speriamo che arrivi il superamento, non saremo come prima e dovremo essere pronti per innescare la marcia della ripresa. Io credo che questo lei abbia... questa è una certezza, ma per essere pronti quando sarà finito dobbiamo scaldare i motori adesso, perché se si pensa di ripartire da fermi abbiamo già perso. D'accordissimo, condivido, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a lei e a tutti gli spettatori e tutti i suoi ospiti. Grazie dottor Chimenti. E allora, caro Presidente Mauro Neri, adesso vogliamo anche sulla scorta di questi 6 punti che sono in discussione tra le organizzazioni. Poco fa il presidente, il neopresidente di Confcooperative Romagna diceva bisogna che troviamo un tavolo, qualcosa da mettere insieme. I tentativi sono tanti, ma ancora non si è riusciti a tirar fuori una linea di indirizzo con il quale indirizzo sia possibile confrontarsi con le istituzioni. Mauro Neri. Ma sì, è chiaro che nessuno discute che il sistema Romagna sia l'ottimale, insomma, ma penso anche chi non ha raggiunto l'obiettivo che abbiamo già raggiunto noi, insomma. Perché quando si parla di infrastrutture, quando si parla di turismo, di mare, di montagna, si parla di porto, cioè non è che si possa parlare o di aeroporti, non è che si possa parlare di aree limitate, insomma, qui no, il problema è che bisogna ragionare inevitabilmente su un contesto più ampio, che forse va anche al di là della Romagna, perché insomma quando si parla di porti o di aeroporti va addirittura in un territorio più ampio. Il problema è che in Romagna tante volte prevale il campanilismo. Il campanilismo che la Romagna è il campanile è uno dei simboli fondamentali, insomma. Dopodiché, quando il campanilismo poi va nel personalismo, dopo andiamo in situazioni peggiori. Chiaro che vincere queste situazioni non sono mai facili. Noi ce l'abbiamo fatta dopo un percorso lungo, perché siamo arrivati nel 2020 a novembre, dopo 5-6 anni di trattative, insomma, di ragionamenti fra i vari territori, Ravenna, Rimini, Forlì Cesena. Oggi posso dire che abbiamo fatto la cosa giusta, perché poi alla fine io parlo come associazione, insomma, noi non è che possiamo, dobbiamo guardare qual è la dimensione, qual è quello che è migliore per poter dare le risposte giuste alle nostre associate, perché poi alla fine è per cercare di dare un contributo positivo allo sviluppo del territorio. Ed è inevitabile che io oggi, dopo solo alcuni mesi, posso dire che di aver fatto la cosa giusta, e di questo ne sono molto orgoglioso insieme a tutti quelli che hanno collaborato con me. Non dimentichiamo la frase di Papa Francesco, insomma, che è quella che in questa particolare situazione nessuno ce la fa da solo, insomma. Quindi penso che dal di qui, insomma, sia poi. Vado a rispondere anche, no, mi collego a quello che diceva anche l'amico Chimenti, direttore di Confcooperative Romagna. È chiaro che non lo promuovi Confcooperative, di Confindustria. Confindustria Romagna. Perché altrimenti lei deve temere. No, no, ma ne ho già il direttore bravissimo, quindi no. No, ma il punto è Città Romagna, no? Che vuole essere... Città Romagna. Città Romagna. È un obiettivo importante, dove le associazioni ragionano insieme per cercare di arrivare a un obiettivo da poter mettere nel tavolo di discussione insieme alle istituzioni. È chiaro che anche lì però bisogna
che è ancora più fatica, perché dobbiamo considerare le esigenze di tutti e per poter portare avanti il progetto insieme. Insomma, Presidente, ecco. Io posso essere d'accordo con lei, ma diciamolo ai nostri telespettatori, a quelli che anche in questo momento stanno soffrendo, ovviamente, anche in questa terra di Romagna, con tanti problemi, che sono problemi nelle imprese, nelle famiglie, nella società. Sono fresco da una visita anche ai centri Caritas. Non vi dico, prossima settimana, la settimana di Pasqua, affronteremo anche questi temi. Presidente di LegaCoop, però, quello che mi strugge in un certo senso è il vedere che le istituzioni, ciascuna va per proprio conto. Voi avete fatto delle scelte, però istituzioni che addirittura revocano in dubbio, io non dubito nella buona fede, che revocano in dubbio anche la scelta dell'Unione dei Comuni, che alla fin fine è un altro livello, perché anziché semplificare abbiamo aggiunto, la provincia non si sa cosa sia, funziona, mezzo funziona, ci sono le unioni dei comuni, quando guardo lei la Bassa Romagna, la Faentina, questa Forlivesi che si è in parte sciolta perché il comune capoluogo ha detto io non sto più con voi, un problema di costi, e quella c'è, insomma, dove giriamo c'è il tema del rapporto vostro, della società civile, economica ed organizzata nei confronti delle istituzioni. Questo è un paradosso, Presidente. Il tema istituzionale esiste. Voglio guardarlo con più ottimismo rispetto a quello che ho sentito fin qui. C'è una novità che la reputo importante, anche se non è, diciamo, decisiva. La notizia della decisione di elaborare il cosiddetto piano strategico della Romagna, a seguito dell'aggiudicazione da parte dei comuni principali, quindi sto parlando di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena, del premio dell'Associazione Nazionale dei Comuni relativo appunto ai progetti straordinari. La decisione di dotarsi di un piano strategico del territorio romagnolo è sicuramente importante, bisognerà ragionare i contenuti e quella può essere l'occasione per instaurare un confronto vero tra i livelli istituzionali, le associazioni e anche con l'approdo che abbiamo raggiunto fin qui, non tutte le associazioni purtroppo, che sono quel documento di cui prima parlava Chimenti, che abbiamo contribuito a tutti noi a costituire. È chiaro però che ci vuole un segnale in più, io su questo sono d'accordo anche con lo stimolo della sua domanda. È possibile dare un segnale in più, perché la condizione dei problemi è tale per cui abbiamo bisogno che l'area vasta sia strutturalmente organizzata. Se non è organizzata, rischia di, come dire, di non risolvere le questioni che insieme le istituzioni, le forze economiche e sociali vogliono risolvere. Noi abbiamo fatto alcune proposte anche nel documento che citava prima Chimenti, anche molto semplici, anche come segnale che si può dare, e quello del piano strategico della Romagna lo può essere. Ad esempio, sarebbe opportuno che i tre ambiti provinciali, per le competenze che hanno attualmente, per come sono strutturati ora, non a Costituzione modificata, a Costituzione attuale, facessero un'intesa, un accordo di programma tra loro, una convenzione, decidendo di gestire insieme le funzioni di cui sono titolari. Questo razionalizzerebbe delle funzioni, aumenterebbe anche l'efficienza della pubblica amministrazione, consentirebbe di avere un punto di riferimento per tutti i comuni, perché le province sono dei comuni, per tutti i comuni romagnoli, con cui raffrontarsi per le questioni principali di quel taglio, cioè di quella dimensione di area vasta. Si potrebbe in quella sede lì, appunto anche di piano strategico, ragionare maggiormente con la regione, stimolare la regione, noi siamo per una regione forte, per fare in modo che in quest'ambito territoriale ci sia le stesse competenze o le funzioni che già sono, o il dialogo che si instaura con l'area metropolitana di Bologna. Insomma, le proposte ci sono
e se c'è una spinta, io su questo sono d'accordo, che anche le associazioni che si organizzano, quindi che organizzano il corpo di società intermedia di ambito romagnolo possono dare. Eppure questo sarà un problema, prima di andare in pubblicità, perché lo dobbiamo fare, credo che Claudio tu sia d'accordo con me. Comprendo le ragioni. Però tu hai già visto dal primo giro come qui ci siano i cosiddetti corpi intermedi che hanno fatto una scelta. Però si vede già subito che questa scelta, non dico che collida, ma in un certo senso è più avanti rispetto al tema delle istituzioni, del funzionamento delle istituzioni, secondo aspetto. Ma ce n'è un terzo. C'è una serie di organizzazioni, i corpi intermedi, importanti, penso alla piccola impresa, al commercio, ai servizi, che fa fatica ad assumere iniziative, per cui c'è una sorta di differente valutazione. Vorrei il tuo punto di vista su questo. Sì, io credo che da quello anche che è stato detto emerge, ma lo sappiamo, che l'economia va sempre più veloce delle istituzioni e della politica. L'economia intesa come imprenditori, ma intesa come sindacato, intesa come associazionismo, come cooperative, e ha anche una visione spesso anche più reale, più realistica e più concreta di quella che può avere la politica, che rimane bloccata spesso in una logica che non sempre è quella di dare immediate risposte. Io trovo che serve un catalizzatore, qualcosa che riesca ad unire tutte queste forze. La parte finale dell'intervento del dottor Chimenti mi sembrava interessante quando lui diceva: non aspettiamo che finisca, perché noi stiamo già lavorando adesso, pur quando tutto sembra fermo, dobbiamo lavorare, stiamo lavorando. E forse questa è la fase da sfruttare, perché in una situazione apparentemente di stallo, dove però il sistema faticosamente, il sistema economico, sociale, riesce a reggere e ad andare avanti, forse è questo momento che può consentire di dire: troviamoci, incontriamoci, vediamo perché non riusciamo a fare il sistema insieme. Ora, non voglio dire che bisogna fare una sorta di stati generali, che è un po' la chimera guardi, che viene sempre male. Detta, vi porta sempre male ed è quello che viene tirato fuori ad ogni occasione. Però c'è un momento di confronto tra le forze sociali, economiche e produttive che va trovato. Dopodiché si può andare anche a dialogare con l'interfaccia, che è l'interfaccia politica, che è l'interfaccia amministrativa, ma se non si riesce a fare il sistema a livello locale, a livello di Romagna, è ben difficile poi riuscire a portare queste istanze a livello regionale o a livello nazionale. Io mi fermo qui, ricordando a voi, ripeto, intanto la regia prepari pure gli spot pubblicitari, che quest'anno gran parte del corpo elettorale italiano è chiamato al voto, è stato spostato in ottobre, sembra le ultime notizie, e i comuni interessanti per noi, a cominciare dalla nostra capitale, Felsina, che è la capitale Bologna, abbiamo nel nostro territorio Ravenna, che andrà al voto, Rimini, che andrà al voto, e poi un comune non meno importante ai fini turistici come Cesenatico, abbiamo altri due o tre piccoli comuni, ma come dire, non è che aiuti, questo è un periodo di mora, secondo me, è difficile in questo tempo fare assumere delle decisioni ad amministrazioni che debbono, in alcuni casi, Rimini no, perché ha già fatto due mandati, ma Ravenna sì, perché può fare un altro mandato. Pubblicità. Credo che negli ultimi interventi, quello che dovrebbe essere il prossimo intervento di questi giorni, che dovrà intervenire sull'economia, vi siano, credo, 6 milioni, è poco, se volete, 6 milioni per le aree interne, che è un segnale, perché anche questo è un tema che dovremo riprendere, che c'è certo il problema del sistema Romagna, ma non in maniera indifferenziata, perché altrimenti c'è il rischio. Serge Latouche, voi sapete bene chi sia, economista francese, insieme
a Attali nella famosa crisi del 2007, l'altra crisi, 2007-2008, scrisse questo volume in cui all'interno c'era una frase che a me è sempre rimasta impressa. Alla fine di questa crisi, dissero allora, il mondo non sarà più come prima, molte imprese periranno e altre imprese si consolideranno. Ecco, questo è l'altro tema, cari presidenti e segretario generale. Cioè, molte imprese periranno e in effetti dicono a livello nazionale di migliaia, decine di migliaia di piccole imprese che se ne sono andate, e però nel nostro territorio vi sono delle start-up molto lodevoli e molto interessanti, cioè imprese che stanno nascendo. Francesco Marinelli. Sì, io direi che questa è una fase particolarissima, al di là delle difficoltà di cui si parlava, di cui si diceva, questo è anche il tempo in cui si devono realizzare dei grandi cambiamenti, quindi noi dobbiamo essere pronti per il momento in cui ci sarà la ripartenza della nostra economia, perché ci sarà la ripartenza, quindi questa è una fase in cui dobbiamo come dire, progettare quello che sarà il futuro. Già oggi il sistema è cambiato, già oggi siamo cambiati, la società si è già modificata, la struttura delle imprese, purtroppo alcune imprese stanno avendo grandissime difficoltà, altre se ne stanno generando in questa fase, quindi siamo in una fase di grande trasformazione. Per cogliere queste trasformazioni abbiamo la necessità intanto di aprire un confronto a tutto campo, quindi credo che il confronto con le parti sociali, con le associazioni delle imprese, con le istituzioni, cioè provare a costruire nel territorio un momento di confronto alto, anche su quelle che debbono essere le scelte strategiche da adottare nel momento della ripartenza, sia fondamentale. Lei prima faceva riferimento a un tema che a noi sta molto a cuore, il tema delle aree interne. E anche per la Romagna c'è un tema rilevante sulle aree interne, perché le problematiche che ci sono sono diverse all'interno del nostro territorio. Abbiamo il tema della pianura, abbiamo il tema della costa, del turismo, ma abbiamo anche tutto il tema delle aree interne. Noi abbiamo gran parte del nostro territorio romagnolo che è su un'area appenninica, su un'area montana, con tutta una serie di difficoltà, di problematiche che devono vivere le persone, le comunità locali, ma anche il mondo dell'impresa. Allora, io le faccio un esempio pratico, perché credo che insomma, anche su questo dobbiamo provare anche a declinare delle proposte. Quando noi parliamo di infrastrutture digitali e fisiche, non è solo un tema, come dire, della pianura, dei grandi agglomerati urbani, ma è un tema ancora più rilevante proprio per le aree interne, proprio per le comunità montane, dove il tema della connessione, quindi l'accesso alla famosa banda larga, purtroppo è un tema molto rilevante e rappresenta un ostacolo, ripeto, per i cittadini, per le comunità locali e per le imprese. Quindi su questo serve un grande piano di investimento. L'altro tema ovviamente è quello delle infrastrutture fisiche, quindi delle reti viarie. Purtroppo sappiamo bene quanto questo pesi nel nostro territorio romagnolo. Cito un esempio per tutti, la questione dell'E45, che conosciamo perfettamente, che abbiamo cercato anche tra l'altro di gestire insieme anche con tutte le associazioni, con le istituzioni e con la politica, è ancora un tema che in qualche modo è fermo al palo, perché sappiamo quanto questa rete viaria fondamentale per il nostro territorio può rappresentare in prospettiva. Ripeto, non solo per il collegamento nord-sud, ma anche per il collegamento, ad esempio, con il porto di Ravenna, quindi anche in termini di prospettiva aprire uno scenario, diciamo così, importante dal punto di vista di quelli che sono gli scambi, ma anche per la nostra costa, per il turismo, perché anche qui non dimentichiamo che il turismo è una di quelle voci importanti per il nostro territorio, ma va alimentata anche attraverso scelte fondamentali come sono le scelte infrastrutturali. Quindi se non si costruiscono infrastrutture moderne, adeguate a quelli che sono gli scenari futuri, difficilmente riusciremo a fare decollare e dare una prospettiva anche a una voce importante come quella del turismo nel nostro territorio. Quindi cioè, su questo, ripeto, non sono suggestioni, è arrivato il momento anche di fare scelte strategiche per il futuro, quindi il momento di farlo è adesso, perché il rischio è di perdere una grande occasione e questa occasione ovviamente non si ripresenterà più in futuro. Sì, però lasciate che vi provochi, io non so se tu sia d'accordo, Claudio, sì, ne sento parlare, però chi è che si muove? Io non penso che il recovery plan sia
perché bisogna fare il piccolo intervento a Portico San Benedetto. Cioè è una cosa complessa, di grande respiro, però al cui interno certamente ci sarà la connessione per arrivare a Portico. Quindi quando si dice, quindi bisognerà pur capire, ci sarà questo piano che stanno preparando velocemente, credo il Ministro Franco, a livello nazionale. Però chi ha raccolto le vostre esigenze? Chi di voi sul tavolo regionale ha portato le ansie, le proposte, i bisogni del territorio? Io non lo so, Claudio, chi possa essere stato. Beh, è chiaro che le istanze dovrebbero portarle appunto i rappresentanti delle categorie e la politica, però da come si sta sviluppando anche questo piano di recupero e resilienza, come l'hanno chiamato. Mi piace questo italiano, recupero e resilienza. Questo è il termine ufficiale. Però nascono anche delle perplessità su come poi le istanze dei territori arrivano a livello centrale, perché io qualche cifra sono andato a guardarmela e parlando del turismo, che è uno dei cuori pulsanti dell'economia della Romagna, a livello nazionale in questo piano su 196 e passa miliardi sono stanziati 8 miliardi per il turismo da ripartire. Se noi pensiamo che il dato del Sole 24 ore, il turismo vale il 13% del PIL nazionale, è chiaro che 8 miliardi sono neanche il 4% di questo investimento globale. E allora sorgono dei grossi dubbi su chi ha portato le istanze, su chi le ha recepite e su cosa si pensa di fare davvero di questi investimenti, perché ok la digitalizzazione che è fondamentale, le infrastrutture, ma ci sono anche dei settori che probabilmente meriterebbero molta più attenzione, uno è il turismo e l'altro è l'istruzione, che anche in questo piano resistenza, resilienza, recupero, eccetera, è la Cenerentola in termini di investimenti e di attenzione. Questo è investire sul futuro significa investire sull'istruzione, sulla ricerca. Cioè, se capisco bene e condivido, il tema è quello di porsi l'obiettivo che è quello di sapere quale... avete parlato, e Mauro Chimenti e il Presidente Mauro Neri ne ha già parlato, della città Romagna, di questo insieme, potremmo parlare della città Italia, dei vari aspetti, ma il punto vero, ma chi è che ha una prospettiva di futuro? Cioè la mia domanda è, bene, il piano di recupero, resilienza, ma qual è l'idea di futuro? L'idea di futuro è avere la nostra scuola in queste condizioni nelle quali proprio quest'ora, se voi andate in giro per le nostre città, altro che DAD, la gente è in giro, i ragazzi sono in giro, i ragazzi sono anche in parte abbandonati perché hanno notevoli problemi. Qual è l'idea di futuro? Ecco qua, credo che... dottor De Pascale, signor Sindaco, grazie per il collegamento. Probabilmente lei ha sentito, e la ringrazio tanto a nome delle organizzazioni dei corpi intermedi, già la mia domanda. Insomma, chi è che ha un'idea di futuro? Parliamo di Romagna, parliamo di lei che è Presidente dell'Unione delle Province Italiane, quindi, come devo dire, ha una visione generale molto importante. L'idea del nostro futuro, del Paese Italia, poi arriviamo alla Romagna. Prego. Beh, è chiaro che stiamo vivendo un momento in cui parlare di futuro è tanto importante quanto difficile, nel senso che è importante perché la pandemia, diciamo, ci imporrà e ci impone di correre molto più veloci di quello, diciamo, di quella che era la velocità a cui eravamo abituati prima, se vorremmo provare a recuperare terreno. E va detto che per il nostro paese i momenti di crisi, quelli più gravi, sono anche poi i momenti dove l'Italia riesce a dare il meglio, quindi c'è la speranza che la crisi, la pandemia, per la tragicità con cui ci hanno colpito, siano però anche un momento nel quale recuperiamo alcuni limiti storici del nostro paese. È chiaro che però purtroppo dall'altro canto è veramente difficile oggi parlare di futuro, perché quando si incontrano le imprese, i cittadini, i problemi che vengono posti sono veramente quelli della contingenza, nel senso che non possiamo disgiungere la programmazione e la pianificazione
anche con azioni che invece salvino subito, perché se una famiglia non riesce ad avere, diciamo, le risorse per prendere una babysitter o non ha gli strumenti per poter badare i bambini, il problema ce l'ha immediatamente. Se un'impresa diciamo salta durante la pandemia, di sicuro non riuscirà a pianificare il futuro. Quindi dobbiamo tenere insieme questi due elementi. Da un lato, e mi sembra che il governo diciamo si veda un passo robusto del nuovo governo rispetto al tema dei sostegni, si parla di 33 miliardi per il prossimo decreto e quindi c'è un incremento molto sostanzioso delle risorse che vanno messe in campo e dall'altra parte però, ripeto, serve da parte nel nuovo piano di resilienza la capacità di affrontare alcuni temi storici del nostro paese, la burocrazia, il problema dell'approvvigionamento energetico, alcuni gap infrastrutturali che ci consentano di sviluppare tutta la nostra forza. Signor Sindaco, lei ha toccato un argomento, io inizio dalla fine di questi argomenti, parlando della sua città, della sua provincia. Quando lei parla di approvvigionamento energetico, noi sappiamo come sia importante, non solo per la provincia di Ravenna, ma per l'intera Romagna e per il Paese, il tema dell'energia a Ravenna, il passaggio da un tipo di energia a un nuovo tipo di energia. Io ogni volta che sento parlare, signor Sindaco, dottor De Pascale, di impianti eolici, io che vado al nord in camper e vedo al largo del mare, penso per esempio al distretto di Øresund in Danimarca, centinaia di impianti eolici al largo del mare. Ma perché tanta discussione tra Ravenna e Rimini per questi impianti? Riguarda il nostro futuro, signor Sindaco. Prego. Io la dico così, non giudico a casa da altri, nel senso parlo del nostro di progetto, nel senso che a Ravenna è stato presentato un progetto molto importante che riguarda un parco eolico importantissimo a largo delle nostre coste, con anche produzione di idrogeno verde e solare galleggiante, e l'amministrazione comunale, ma anche credo tutto il tessuto economico e sociale della città, si è immediatamente schierata a favore di questo progetto. Diciamo, l'ha detto molto bene il ministro Giovannini, che non ha la transizione ecologica, ha le infrastrutture, ma è un uomo, diciamo, di sostenibilità, è un professore che ha lavorato moltissimo nel campo anche della sostenibilità, e abbiamo fatto un nuovo ministero alla transizione ecologica, non alla rivoluzione ecologica, nel senso che la transizione ecologica si chiama transizione perché è un processo complesso, difficile, articolato, che deve portarci, diciamo, nei prossimi decenni a cambiare completamente la nostra modalità di produrre energia. In questo senso è fondamentale mandare avanti investimenti come questi. Ripeto, non possiamo una volta avere fastidio perché si intravede a distanza una mezza pala, un'altra volta avere un fastidio perché non vogliamo un'impresa, un'altra volta avere un fastidio perché non vogliamo un'infrastruttura. Con questo principio mandiamo il paese al disastro. Dobbiamo avere il coraggio di dire molti sì, e quando c'è da dire un no, ovviamente dirlo, ma il nostro approccio deve essere un approccio costruttivo e positivo, e quindi benissimo, avanti tutta col nuovo parco, benissimo il progetto dell'ENI per la captazione e lo stoccaggio della CO2, che può a Ravenna togliere 30 milioni di tonnellate di CO2 emesse tutti gli anni dal polo industriale di Ravenna, e benissimo anche utilizzare il nostro di metano invece di importare quello russo. Quindi, diciamo, l'insieme di queste cose è quella che ci può consentire nei prossimi anni di far lavorare le persone, dare energia a prezzi più bassi alle nostre imprese e anche, ovviamente, occuparci del futuro del nostro pianeta. Certo, signor Sindaco, che è il massimo del volersi far del male pensare che il nostro ente di Stato, l'ENI, credo, faccia degli impianti nella vicina Slovenia, Jugoslavia, ex Jugoslavia, Croazia, al largo, e siamo vicini a noi, loro fanno e tirano fuori e lo vendono a noi, e questo è il famoso NIMBY, il tema del passato. Si faccia, ma non nel mio giardino, non nel mio orto, non vicino a casa mia. Purtroppo è il dramma che stiamo vivendo, signor Sindaco. Però lo dico, e lo dico anche con un certo orgoglio,
Ravenna non è fatta così, cioè nel senso che il nostro territorio è un territorio dove invece gli investimenti si possono concretizzare, si possono realizzare, dove l'atteggiamento non tanto del sindaco, che quello diciamo i sindaci potenzialmente possono anche cambiare, ma l'atteggiamento della comunità è un atteggiamento diciamo molto attento alle dinamiche scientifiche, non a tutto questo diciamo atteggiamento antiscientifico che vediamo spesso prevalere, e diciamo molto vicino a chi investe e a chi vuole creare lavoro e occupazione. E questa è la cosa che rassicura, ripeto, investire a Ravenna significa investire in un territorio dove i cittadini sono consapevoli dell'importanza di attirare investimenti. Signor Sindaco, circa 32 anni dal primo inserimento dell'Alma Mater, cioè l'Università di Bologna in terra di Romagna, sono già trascorsi 32 anni circa, lei può fregiarsi quest'anno insieme alla città di Forlì, lei se non mi sbaglio va al voto in questo senso, non stiamo facendo campagna elettorale, è troppo presto ancora, quindi non possiamo farla. Si voterà a ottobre, quindi c'è, a ottobre, quindi c'è ancora tempo. Però sicuramente a proposito di università, l'università insieme alla USL, l'Università di Bologna, è riuscita tra Forlì e Ravenna, ma non solo, poi successivamente anche a Cesena e a Rimini, portare il corso di medicina e chirurgia, che è molto importante in questo tempo pericoloso per la nostra salute. Signor Sindaco. No, ma lo voglio dire, e posto che diciamo questa sfida l'abbiamo condivisa con gli altri amministratori della Romagna, perché non è stata un'iniziativa di Ravenna o di Forlì, quindi mia e dei sindaci che si sono succeduti nella città di Forlì in questi anni, ma è stata un'iniziativa che abbiamo portato avanti con tutti gli amministratori romagnoli. È un'iniziativa che è nata prima del Covid, questo secondo me è il grande merito, cioè aver focalizzato le politiche per la salute e in particolare l'importanza di formare più medici, non adesso, quando è molto facile dirlo, è su tutti i giornali, lo dicono tutti gli opinionisti, tutti i politici, ma questa battaglia per potenziare la sanità romagnola e per aumentare il numero dei medici che formiamo, noi romagnoli l'abbiamo fatta quando di sanità non ne parlava quasi nessuno. Adesso la dico, lei, diciamo, io e lei più volte ne abbiamo parlato, mi ha invitato molte volte, quindi non faccio riferimento alle sue trasmissioni, però in generale questo dramma della carenza di medici e anche di altri professionisti sanitari era molto sottovalutato, e invece in Romagna l'abbiamo posto in un momento non sospetto e quindi ne beneficiamo oggi, quindi siamo più avanti degli altri, perché penso che tante altre città italiane si porranno il tema nei prossimi anni di potenziare la loro formazione in ambito medico-sanitario, ma la Romagna, non solo Ravenna e Forlì, ma tutta la Romagna, perché diciamo le cattedre universitarie saranno ripartite fra tutti gli ospedali della Romagna, Cesena, Forlì, abbiamo infermieristica a Faenza, per dire, nella mia provincia, che è un altro polo molto importante per le lauree triennali. Ecco, questa visione complessiva darà un grande contributo alla sanità romagnola ed è stata un'intuizione felice fatta prima dello scoppio della pandemia. Signor Sindaco, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Dante, cosa direbbe? Perché siamo in 700 anni e lei è il fautore dei grandi ricordi di Dante Alighieri, cosa direbbe a proposito della pandemia? Si ritroverebbe nel mezzo del cammin di sua vita, proprio in un momento oscuro, in una selva oscura, che dovrebbe essere, gli si dice, proprio la selva, la pineta di Ravenna. Prego. No, lei credo potrà immaginare, così come tutti i nostri spettatori, quanto, diciamo, quanta amarezza ci sia a Ravenna per il fatto di vivere questo anno che per noi è così importante. Il centenario dantesco, una volta ogni 100 anni, per la città è un momento di orgoglio, di festa, di grande protagonismo internazionale, e quindi da un lato viverlo in questo anno pandemico è una grande amarezza, un grande dolore. Dall'altra però abbiamo maturato questa convinzione che ancora una volta il nostro paese abbia bisogno di Dante, della sua parola e della sua opera, e che quindi noi abbiamo iniziato a settembre scorso le celebrazioni col presidente Mattarella, il culmine sarà con il maestro Muti a settembre del 2021, sempre a Ravenna e poi a Firenze e a Verona. Ecco, l'Italia riparta dalla cultura, l'Italia riparta dal genio italiano ammirato e apprezzato in ogni angolo del mondo. Quindi cogliamo questa concomitanza, che può essere sfortunata, fra il centenario
e la pandemia per trarne una lezione per il futuro. Rimettiamo la cultura, il sapere, il grande genio italiano al centro del nostro agire e cerchiamo di essere tutti all'altezza di essere il paese di Dante. Ed infine, signor Sindaco, il dottor Claudio Salvanieschi, che è il neo direttore del Corriere di Romagna, vuole parlare con lei. Prego, Claudio. No, volevo solo dirle che, tanto la saluto, noi ci siamo già conosciuti. Salve. Ma questa cosa dell'anno di Dante, in effetti, è stata completamente distrutta dalla pandemia. Tutte le iniziative fatte rischiano di ridursi o di perdersi proprio. Forse è il caso di valutare, io la butto lì, ma di valutare che quest'anno purtroppo per tante cose è andata come è andata, ma si potrebbe anche pensare di fare il 701esimo anno di Dante, cioè anche gli europei di calcio li hanno rinviati a un certo punto quando hanno capito che non era il caso. Forse anche voi, con tutto il lavoro che avete fatto e che ho visto in questi mesi qui sono qui, e l'importanza dell'evento, probabilmente anche da un punto di vista del rilancio, di quando si riparte, dovreste o potreste pensare di prolungare questa serie di iniziative, perché a un livello nazionale, europeo, forse mondiale anzi. Prego. Diciamo, lei ha sicuramente ragione sul fatto che si deve fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per concentrare la maggior parte degli eventi, delle iniziative che possono avere soprattutto richiamo turistico in un momento nel quale le persone si potranno spostare. È chiaro che, la dico così, io penso che le tante cose che si stanno facendo, le tante anche trasmissioni televisive, gli approfondimenti che gli italiani stanno seguendo su Dante abbiano, diciamo, fungano anche un po' da ristoro dell'anima in questi mesi tristi e difficili in cui gli italiani vivono in casa. Spostare un centenario non è facile come spostare, diciamo, la capitale della cultura o un evento sportivo, perché chiaramente il centenario cade in un anno specifico. Quindi noi l'abbiamo costruita così. Inizialmente le celebrazioni dovevano iniziare a settembre 2020 e concludersi a settembre 2021. Abbiamo immaginato invece che settembre 2021 non siano le conclusioni, ma siano l'apice, e quindi le celebrazioni continueranno fino a settembre del 2022 e tutti gli eventi che non sarà possibile organizzare, diciamo, dall'estate fino all'autunno verranno svolti nell'anno, diciamo, alla fine del 2021 e nel 2022 fino al settembre dopo. Poi noi abbiamo inaugurato alcune, diciamo, nuove iniziative, penso alla lettura perpetua della Commedia, a cui vi vorrei invitare tutti a leggere un canto, perché dal settembre 2020 per 100 anni almeno ogni giorno a Ravenna si leggerà un canto della Commedia, perché lasceremo a chi celebrerà l'ottocentesimo centenario l'obbligo di andare avanti, poi la possibilità di andare avanti per un altro secolo, però ripeto, queste iniziative nascono nel centenario e poi vorranno sviluppare la loro forza nei mesi a venire. In particolare però alcuni eventi espositivi, diciamo a settembre, per dire, le due grandi mostre, quella di Forlì e quella di Ravenna, diciamo, partiranno, ci saranno, speriamo che diano una mano alla ripartenza del mese di aprile, e soprattutto è bello dire che abbiamo fatto un accordo per una bigliettazione integrata e per una forte collaborazione fra questi due eventi espositivi, perché la Romagna poi si può fare davvero. Signor Sindaco, io la ringrazio, noi la ringraziamo, a meno che i nostri presenti non vogliono ancora interloquire, per lei per questo contributo. Io le debbo solo aggiungere che lei faccia una grande, bella strada da questo momento fino a ottobre. Ottobre. La ringrazio, ma ci rivedremo, immagino che ci rivedremo. Certamente ci rivedremo, perché Ravenna per noi, io dico spesso, lo dico, ma senza piaggeria, caro neo direttore, Ravenna, dal mio punto di vista, sotto il profilo artistico, culturale e archeologico, è una delle 4-5 città italiane più importanti. Per cui lei, signor Sindaco, deve essere molto concentrato ad esprimere tutto ciò. La ringraziamo, signor Sindaco, per la sua attività. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Ma Mazzotti, adesso devo andare in conclusione di questa seconda parte, però gli spunti sono venuti fuori, Mauro Neri, Mario Mazzotti, anche dal sindaco di Ravenna. Io devo dire, Claudio, che per un momento volevo intervenire e dire, ma c'è ancora l'ibernazione per caso? Iberniamo Dante, per cui andiamo avanti un altro anno, lo facciamo vivere con l'ibernazione. Ovviamente era una battuta, però è importante quello che diceva
riuscire a bypassare il 2021, infatti, continuando nel 2022 per onorare questo grandissimo, che io scopro andando in giro per il mondo, guardate che non è solo il poeta dell'Italia, il cantore dell'Italia, un po' in giro, penso soprattutto a un altro simile a Dante, che ha scritto l'Elusiadi in Portogallo, ma davvero sento in giro in Spagna, ovunque, molto ammirato il nostro divin poeta. Pubblicità. Certamente è ora di cominciare ad affrontare, Mauro Neri, i temi. Io quando guardo lei, presidente di Conf Cooperative, ma anche come presidente di Lega Coppa e Mario, penso all'altro tema, lei è espressione della montagna. E quando prima abbiamo affrontato il tema della montagna, presidente di una cooperativa molto importante, ha... Penso anche al disagio della montagna, a un certo abbandono della montagna, al fatto che occorra comunque nel discorso del recupero e riequilibrio, Claudio, tenere conto che là, penso a un comune come Premilcuore, 1200, 1300, meno, addirittura meno di 1000, i servizi essenziali. Mauro Neri. Ma io voglio portare una nota positiva. A San Benedetto in Alpe è arrivata la fibra ottica. Che, attenzione, ve lo voglio dire ancora, San Benedetto in Alpe c'è un bel palazzo che è il Palazzo Portinari, vi dice niente? Portinari, Beatrice, quindi Dante, 700 anni, forse un po' di meno, perché l'ha conosciuta prima di morire, evidentemente, prego. A San Benedetto in Alpe è arrivata la fibra ottica. Nella Valle dell'Acqua Cheta ieri è stato approvato dalla Regione un parco eolico con 8-9 pale alte 160 metri. Quindi adesso si scatenerà di tutto e di più da un punto di vista degli ambientalisti. Comitati contro comitati. Però, insomma, ieri la Regione ha approvato ha approvato il progetto, insomma. Quindi a fibra ottica, il progetto. E poi comunque San Benedetto in Alpe, è citato, la Quacheta è citata nel 16° canto dell'Inferno della Divina Commedia. Detto questo, allora, io quando sento parlare di Pascale, perché io condivido molto quello che ha detto il direttore, cioè noi come associazione alla fine tante volte ci nascondiamo dietro il discorso, ma le istituzioni non fanno la Romagna, tutto è... Io penso che, sentendo parlare con De Pascale, mi viene da dire che la Romagna istituzionale quasi quasi è più avanti di quella associativa. Perché abbiamo sentito di una condivisione del territorio, delle mostre fra Forlì e Ravenna. Comunque di una collaborazione che mi dà l'idea che, come devo dire, che ci sia, poi magari non è ufficializzata. Quello che invece condivido molto quello che ha detto il direttore è che noi come associazioni bisognerebbe che, noi sì, che è il nostro compito,
facessimo un tavolo nostro da cui si riuscisse a fare una sintesi per poter andare alle istituzioni a spronarli. È chiaro che se tutte le associazioni, e io ci metto la cooperazione, ci metto gli artigiani, i commercianti, gli industriali, le parti sociali, i sindacati, riuscissimo a individuare un'idea di sviluppo da porre alle istituzioni, probabilmente sarebbe più facile. Poi che siano insieme il comune di Forlì e di Ravenna, o che sia costituita la Romagna, o comunque che ci siano dei sindaci che collaborano fra loro, cambia poi poco, insomma. Ecco, quindi io penso che questo è un ruolo che noi come associazioni bisogna che... è un compito che ce lo portiamo a casa, perché sennò... insomma, a me anche il fatto di scaricare sempre il fatto che l'istituzione non sia organizzata, cioè, e che il futuro sia precluso perché non c'è questo territorio Romagna a livello istituzionale, penso che non regga più, insomma, ecco, perché insomma alla fine ognuno deve essere artefice del futuro, e alla fine mettiamoci intorno al tavolo e usciamo con un progetto futuro condiviso da tutte le associazioni e parti sociali. Mario Mazzotti. Ma il ragionamento che ha fatto adesso Neri è un ragionamento su cui, come posso dire, alleanza delle cooperative, quindi... Sì, perché ecco, facciamo un passo, anche questo me lo dica in telecamera, perché comunque dei passi si stanno facendo, me lo dica. Sì, noi stiamo ragionando come alleanza delle cooperative, che a livello romagnolo, il fatto di avere la dimensione romagnola, entrambe le due associazioni principali, cioè Lega Coop e Conf Cooperative, questo aiuta. Alleanza delle Cooperative è un progetto nazionale che noi, su cui insistiamo molto, che tende a raggiungere l'obiettivo di unificare le centrali cooperative, quindi dare un'unica casa alla cooperazione, anche dal punto di vista organizzativo, perché dal punto di vista funzionale di fatto noi siamo già molto avanti dal punto di vista dell'integrazione, perché il ragionamento che faceva adesso Neri è un ragionamento che abbiamo fatto insieme. Certo. Noi, fra l'altro, lo possiamo anche annunciare, è il passo successivo rispetto al tema della città Romagna di cui si parlava prima. Lavorare perché quel tavolo si ampli, istituire una sorta di tavolo dell'imprenditoria romagnola per dare alle istituzioni, dare una mano alle istituzioni, quindi le istituzioni siamo anche noi, non c'è solo un tavolo degli eletti, c'è un tavolo della rappresentanza sociale che è forte, dare alle istituzioni l'occasione appunto di interagire, interloquire direttamente con, e lo faremo attraverso la presentazione dei progetti dei cooperatori, perché noi siamo una terra di cooperazione, siamo una delle zone che a livello italiano ha la percentuale più alta di PIL che è prodotto dalle imprese cooperative, ma cooperazione vuol dire radicamento col territorio, vuol dire costruire comunità. Si dice che circa comunità. Uno, anche a livello di Regione Emilia-Romagna, ma sì, soprattutto in Romagna, uno su tre, qualcosa del genere, è cooperatore? Ha una posizione associativa consolidata, che magari ci sono quelli che ne hanno due, però ecco, la cooperazione è in mezzo alla comunità, anzi, è ancora di più una risposta nel momento in cui noi ci troviamo di fronte alle difficoltà di questo momento. Lo vediamo, no? Cioè, c'è un grande bisogno di mettersi insieme tra le persone nel momento in cui siamo di fronte ad una pandemia che, come dire, chiude in casa le persone e rischia di creare, oltre alla rottura sociale, una rottura di comunità. E noi possiamo essere, proprio per la storia, il radicamento e il futuro che rappresentiamo come cooperazione, uno strumento che dà una mano in questo senso, per obiettivi concreti. Gli obiettivi concreti sono, ne dico solo tre. Il primo è rilanciare un'idea territoriale della Romagna come baricentro dal punto di vista infrastrutturale e logistico. Qui ci sono i 300 milioni circa del porto di Ravenna, ma ci sono anche tutto il tema del corridoio adriatico che bisogna rilanciare. Mario Mazzotti, fermi un secondo perché mi dicono che molto probabilmente abbiamo al telefono il professor... Eccolo qua, sì, il professor Roberto Balzani. Mi sta ascoltando, professore? Sì, certo. Grazie per il collegamento. Mi spiace che non abbiamo potuto farlo Zoom o Skype, però noi abbiamo la sua fotografia.
e stiamo affrontando un tema che so essere a lei molto caro, come studioso, scrittore, ma anche come già amministratore, che non ha dismesso i panni della pubblica amministrazione, nel senso che è a livello universitario, ma il futuro è molto impegnato. E il tema è questo: oggi esiste la possibilità di incrementare ciò che era il suo disegno, quello che è il suo disegno, la città o la città metropolitana o l'unica provincia? Io credo che ho sentito delle parole molto giuste, quelle che sono state dette sulla cooperazione e sull'esigenza di leggere il territorio in maniera unitaria. Io credo profondamente che la Romagna abbia questo bisogno da molto tempo, che non significa ovviamente mettere insieme i tanti desiderata dei comuni, dei vari feudi comunali, ma significa proprio interrogarsi sul territorio come unitario. C'è bisogno di fare questo salto culturale che in realtà alcune realtà sociali e associative hanno già fatto e quindi deve farlo anche l'amministrazione, secondo me, l'amministrazione pubblica, che fa più fatica perché non ha un luogo nel quale ritrovarsi con questa prospettiva, che non è di tipo negoziale, è di tipo progettuale, perché della Romagna come luogo di negoziazione di particolarismi non abbiamo più bisogno. Questo è un bel tema. Lei pone il fatto chi e dove sia possibile non fare il negoziato, ma fare questa sorta di progettualità, comporre la progettualità, dove possa avvenire, perché anch'io me lo chiedo spesso, ma qual è il luogo? Qual è la persona? Ci sono quattro sindaci capoluogo, la regione ha un altro compito, non è quello di intervenire per creare le condizioni di progettazione a livello del singolo territorio. Ma allora come fare, professore? Io credo, ho creduto che la cosa potesse essere in uno spazio provinciale integrato che era fattibile a termini di costituzione vigente, la fusione delle province, cosa mai tentata in Italia, ma che avrebbe reso la Romagna un laboratorio virtuoso, no? Contro il particolarismo. La cosa naturalmente non ha avuto esito e quindi oggi dobbiamo trovare un altro spazio che non è detto che sia, che può anche partire da una specie di stati generali, io li chiamerei così, dello spazio romagnolo, dello spazio sociale ed economico, culturale romagnolo. Bisogna creare, come nei grandi momenti di crisi delle entità geografiche, istituzionali, si mettono insieme tutti, questa crisi secondo me deve fare riflettere anche il nostro territorio unitariamente. Io per la verità avevo sperato che un luogo come la conferenza sociosanitaria territoriale, che mette insieme tutti i comuni della Romagna, come lei sa, potesse riunirsi anche per parlare d'altro. Cioè potesse diventare una specie di piccola assemblea dei comuni romagnoli, i quali non solo sulla sanità, ma approfittassero di quel luogo per darsi una sorta di altra agenda. Lo so che è un atto quasi così d'altri tempi, e però il luogo c'era. È chiaro che se viene eletta come un percorso amministrativo tradizionale, ovviamente il luogo è improprio, no. Ma se viene eletto come un'occasione di incontro, allora si può fare tutto. D'altra parte qui ci vuole anche un po' di coraggio, perché se noi aspettiamo soltanto
di cambiare con le rendite di posizione, non andiamo da nessuna parte. A meno che, professore, penso in questo momento al progetto Ridracoli. E sì, faccio le mie osservazioni, che lei conosce molto bene, lei ha scritto, ha studiato, tra l'altro voglio dire ai nostri telespettatori, molto interessanti, importanti, questi libri da lei scritti sulle Romagne. Mi risulta che stia facendo un altro lavoro, un'altra riedizione? No, per la verità no, mi sono dedicato adesso alle ossa di Dante, per cui... Ah, ok, perfetto. Perfetto, ne parlavamo poco fa col sindaco De Pascale di Dante. Bene, a meno che io ricordo l'esperimento, quando intorno a un'idea difficile come fu quella di Ridracoli, con opposizioni, comitati, eccetera, se, e mi si perdoni, mi si lasci passare questo riferimento, si trova il dirigente, il personaggio che riesca a coagulare le istituzioni e i corpi intermedi intorno all'idea, quell'idea va avanti. Ne faccio una seconda. La USL Romagna, per quanto ancora non del tutto definita, perché vi sono problemi anche per il fatto di coronavirus, ma questo è un problema che riguarda tutti, è un secondo esempio. Un terzo quello dei trasporti, un quarto è questo ancora parziale dell'università. Lei, dirigente universitario, con questa scelta del discorso del corso di chirurgia e medicina. Forse, anziché parlare dei massimi sistemi, prendere alcuni progetti e intorno a quelli costruire anche dei pezzi di collaborazione. E forse questa è la strada? Beh, questa è una strada sicuramente. Ha perfettamente ragione. Io consiglio agli spettatori sulla storia di Romagnacque, che è una storia, diciamo, positiva. Spesso parliamo di fallimenti, ma quella è stata una storia invece positiva del nostro territorio, un libro che è uscito alcuni anni fa dal Mulino di Alberto Malfitano, intitolato Il governo dell'acqua, Romagna Acque e Società delle Fonti dalle origini a oggi, cioè al 2016, che è bellissimo perché racconta proprio quello che dice lei, cioè questa sorta di percorso tortuoso che da un iniziale diciamo pregiudizio di alcune aree porta poi a una piena collaborazione. E questo è sono cose da studiare perché dimostrano, come lei dice, che la collaborazione è possibile. Io però penso che i casi, diciamo, vadano messi insieme e siano comunque da perseguire. Poi però, se ci vuole un ragionamento di territorio vasto, è impossibile poi non arrivare a una lettura anche di nuovi bisogni, no? che si deve fare, non solo a quelli di quelli esistenti, ma di quelli che ci saranno, e in qualche modo anticiparli. Questo lo può fare solo un progetto coeso, che parta coeso, non che lo diventi. Bene, tra l'altro voglio ricordare a me e ai nostri telespettatori che il 22 è proprio la giornata mondiale dell'acqua, stiamo parlando di acqua, quanto sia importante nei nostri territori, ma quando penso al Medio Oriente, alle guerre che nascono per via dell'acqua, sono tematiche estremamente interessanti. È molto interessante anche questo tema del procedere per progetti. Lei quale indica, professore, per il futuro? Il primo progetto che lei vorrebbe portare avanti? No, non mi chieda queste cose, perché queste cose le devono giustamente dire gli amministratori che sono attivi e i soggetti economici e sociali che operano. Diciamo, io potrei avere delle idee, ne ho, però... Me ne dica una che l'assumiamo come progetto, professore. Non voglio anticipare queste cose perché rischierei di in qualche modo di secondo me queste devono partire da un confronto proprio comune delle. Io credo che l'integrazione dal punto di vista fisico degli spazi urbani, no? La mobilità facile fra le città della Romagna che diventano un'unica città sia una delle cose che tutti i cittadini sognano.
insomma, quindi una sorta di grande facilità di spostamenti, di velocità di spostamenti, che rende questo spazio davvero fisicamente integrato, come se fosse un'unica città. Questo sarebbe l'inizio di un modo di rappresentare noi stessi che bucherebbe, io credo, i cuori delle persone, perché le menti sono già conquistate. Bene, professore, la ringrazio, grazie per questo collegamento, professore, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a tutti i presenti e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Mario Mazzotti, io l'ho interrotta. No, io proseguo con la domanda. Prego. Che ha fatto lei. La priorità, per noi la priorità è, si chiama Corridoio Adriatico, che non significa semplicemente una strada di collegamento, che pure è un problema serio, è stato evocato e ricordato prima, che si chiama I-45 e I-55, ma è una direttrice di sviluppo che è in grado di connettere il porto di Ravenna, il sistema degli interporti e i grandi traffici internazionali e i mercati del nord Europa. Su questo punto abbiamo segnato un passo indietro con i governi precedenti, quando è stata tolta dall'agenda. Io penso che debba essere riproposta nell'agenda, anche perché queste risorse che sono investite adesso sul porto di Ravenna, che sono tantissime e che sono molto importanti, collegate ad un'altra iniziativa significativa che non dobbiamo perdere, che si chiama l'individuazione delle zone logistiche speciali, e che sono che sono aree nelle quali appunto sviluppare progetti di logistica che sono fortemente integrati anche con la rete autostradale, ferroviaria e la rete portuale, rappresentano una valorizzazione anche degli snodi, parlavamo anche prima degli aeroporti, che del territorio. Cioè, noi abbiamo una funzione baricentrica importante che servirebbe anche per il tema, giustamente sottolineato prima, delle zone che rischiano di essere più marginalizzate dallo sviluppo. Noi abbiamo assistito in questo periodo ad un forte incremento delle disuguaglianze, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, ma anche territoriale. E qui si tratta di avere un'idea diffusiva dello sviluppo e anche di riequilibrio, di politiche di riequilibrio, che appunto deve però vertere su una direttrice che le guida, che è appunto per noi questo è il corridoio adriatico. La seconda cosa riguarda il sistema di welfare e la sanità. Noi abbiamo un vantaggio rispetto ad altri territori, non solo perché abbiamo fatto un'operazione, e qui l'hanno fatta le istituzioni, la regione, i comuni, l'azienda unica sanitaria, ma abbiamo un'azienda sanitaria che unica a livello regionale, non ha un'azienda ospedaliera al suo interno. Negli altri territori c'è l'azienda sanitaria, poi c'è l'azienda ospedaliera. L'azienda ospedaliera produce i ricoveri e le attività specialistiche, l'azienda sanitaria che rappresenta tutti le compra. Noi abbiamo un quadro unitario e siamo gli unici. Sto tema dell'università assume in questo senso un valore in più rispetto ai territori nei quali c'è la università che, come dire, lavora all'interno della clinica universitaria o dei reparti specialistici universitari all'interno delle aziende ospedaliere. Può essere un valore in più perché? Perché presuppone una diffusione, una possibilità di diffusione delle competenze, di valorizzazione delle professionalità e la possibilità di concentrare sul nostro territorio, specializzando la struttura e la rete ospedaliera, quelle specialità che attualmente non ci sono. E qui c'è da investire, c'è da ragionare sui temi della formazione, ma anche sul livello sul base della territorialità. L'altra forza del sistema di welfare è integrazione sociosanitaria, e qui noi abbiamo di fronte una possibilità, ragionare sui distretti sociosanitari con dei progetti innovativi e di complementarietà con il sociale, e la cooperazione sociale in questo senso, che ha dato una mano e sta anche soffrendo molto per via della pandemia e che non gli vengono riconosciuti tutti gli sforzi che ha fatto, può dare una grande mano. Francesco Marinali, perché vorrei concludere questa seconda parte, stavo leggendo mentre le ultime notizie, però non ho ancora l'esito definitivo dell'EMA. Ve lo trasmettiamo subito, non appena arriva, perché ho delle comunicazioni che vengono da Amsterdam. In questi minuti c'è conferenza stampa dell'EMA per il
AstraZeneca in questo senso. Concludiamo questa parte, prego, su questi temi. Sì, io penso che un altro tema importante, sempre sulla questione infrastrutturale, sia la questione dell'alta velocità. Se ne è parlato molto negli ultimi mesi e credo, lei prima faceva riferimento sul fatto di riuscire a lavorare sui progetti. Io credo che le nostre istituzioni, le parti sociali, le associazioni di impresa debbano lavorare fortemente per portare un progetto sulla grande velocità, sull'alta velocità in Romagna. Perché? Perché l'alta velocità rappresenta un volano di sviluppo straordinario. Noi lo abbiamo visto in tutte quelle città che nel nostro paese sono raggiunte dall'alta velocità. L'alta velocità poi rappresenta un modello per poter sviluppare anche le città e il territorio circostante. E teniamo conto che questo può aiutare in maniera molto forte, soprattutto una voce dell'economia. Prima parlavamo del turismo, noi siamo un territorio ad alta vocazione turistica. Io lo ricordo, la Romagna è una delle prime 25 destinazioni turistiche nel mondo come numero di turisti che raggiungono il nostro territorio, però oggi abbiamo ancora delle difficoltà enormi, soprattutto a muoverci sulla rete ferroviaria. Quindi io credo che il tema dell'alta velocità rappresenti un elemento assolutamente fondamentale su cui muoversi. Ne posso chiedere prima di concludere, cosa ne pensa lei, dopo torneremo su questo argomento, del cosiddetto passaporto turistico? Beh, credo che sia una... Cioè, chi è fuori da Covid, che vuole andare a fare turismo, che presenta la sua green card o la credo che sia una proposta interessante, perché noi dobbiamo comunque, il nostro territorio si deve attrezzare in questa situazione, quindi non mi pare un'idea isolata. Tutte le più grandi destinazioni turistiche stanno parlando di un passaporto vaccinale. Credo che questo, come dire, sia una proposta da prendere in serio esame, perché, torno a dire, avremo davanti nei prossimi mesi un'imminente stagione turistica e dobbiamo avere il coraggio di affrontarla nel miglior modo possibile, dando l'opportunità ai turisti che vengono in questo territorio di fare una vacanza sicura, e quindi questo credo che rappresenti un elemento molto importante. Bene, pubblicità, dopo andremo verso la conclusione anche con interventi, capiremo insieme. Che cosa? Prego. Eh sì, lo ringrazio. Abbiamo al telefono il professor Fabbri, Carlo Fabbri, della AUSL Romagna. È direttore della unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia. La ringrazio perché a me è sembrata una notizia interessante. Dopo affronteremo con la dottoressa Angelini lo stato di vaccinazione. Però con lei, perché ho letto un articolo in cui lei diceva il Covid provoca, per la verità io chiamo la Covid, posso dirglielo perché la pandemia è femminile, io dico la Covid, provoca danni profondi anche all'apparato gastrointestinale, vero? Allora, sappiamo bene che non è l'organo che viene colpito per primo. Certamente esistono dati importanti in letteratura che ci fanno vedere come i pazienti affetti da Covid hanno anche sintomi gastrointestinali, in particolare il 50% delle persone che giungono al pronto soccorso e che hanno Covid, a cui viene diagnosticato Covid, hanno spesso sintomi come nausea, come diarrea, come inappetenza nei giorni precedenti, ovviamente prevalentemente associati a febbre e a sintomi respiratori. Quindi voglio dire, non si deve creare allarmismo che per una giornata di nausea o per una giornata di inappetenza o per una gastroenterite banale dobbiamo pensare di avere un'infezione così importante. Detto questo, è solo per fare capire come l'infezione da Covid sia un'infezione che coinvolge tutto il nostro organismo in modo sistemico. Poi vi sono le conseguenze. Una volta che noi avvertiamo la sintomatologia, poi quali siano le conseguenze
sul nostro apparato, dal fegato, lei parla di epatite, di enterocolite, di epatite soprattutto. Sì, esistono dei danni diretti che il virus può provocare proprio perché entra in diretto contatto con le cellule intestinali e soprattutto con le cellule del fegato e di conseguenza può dare dei quadri di epatite. La cosa che può accadere è soprattutto quello di peggiorare l'andamento di chi purtroppo ha già una malattia grave del fegato e quindi rientra tra le persone cosiddette fragili. Sappiamo bene come specie nella prima ondata, sappiamo come questo virus abbia creato delle malattie particolarmente severe, purtroppo ahimè talvolta anche la morte, purtroppo delle persone più defedate, più fragili. E quindi chi ha una malattia di fegato molto severa, molto grave, può avere un peggioramento della stessa. E così anche in chi ha malattie dell'intestino particolarmente severe, con infiammazione particolarmente intensa. Volevo poi dire una cosa importante, è che i danni legati all'apparato gastroenterico per le persone che inciampano nel Covid è legato al fatto che ovviamente i colleghi che devono curare primariamente questa malattia, quindi chiaramente gli internisti, i pneumologi, gli intensivisti, hanno la necessità di utilizzare farmaci per tempi anche prolungati, come il cortisone o come ad esempio dei farmaci antinfiammatori, il più comune è l'aspirina e i suoi derivati, che indirettamente causano un danno all'apparato gastroenterico. E quindi i danni del Covid possono essere sull'apparato digerente, sia diretti, perché il virus dà un danno diretto sul pavimento dell'intestino e sulle cellule del fegato, ma anche indiretti perché ovviamente i farmaci possono avere effetti collaterali. Professore, so che, però lo devo affrontare anche questo tema, tra uomini e donne, anziani e meno anziani, cioè giovani, qual è la differenza? Quali sono le conseguenze su queste età e sui generi? Diciamo così, ovviamente grazie alla longevità abbiamo, e lo dice la parola stessa, un allungamento della vita, ma abbiamo anche un allungamento degli acciacchi e quindi è più facile avere altre malattie come il diabete, insufficienze respiratorie, cardiache, renali, del fegato, e va da sé quindi che più noi siamo fragili, più un virus che fondamentalmente entra all'interno del nostro corpo e genera un danno troverà terreno più fertile nelle persone che sono più deboli. E certamente le persone anziane sono coloro che già hanno un fattore che non può essere modificato, che è l'età. In più altri fattori legati al fatto che nel cesto dell'età ci sono contenute anche delle malattie talvolta. Professore, leggiamo in questo momento, come avrà sicuramente già letto lei, i nostri telespettatori, il comunicato di AstraZeneca, e cioè la decisione dell'EMA, che dice è sicuro ed efficace, i benefici superano i rischi, e poi c'è tutto il tema, il Comitato di Sicurezza al termine della riunione straordinaria dice sugli eventi tromboembolici è giunto una chiara conclusione scientifica. Questo è un vaccino sicuro ed efficace, i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati e ospedalizzazioni superano i possibili rischi. Però infine, alla fine aggiunge, continuiamo la nostra osservazione e i nostri studi, l'approfondimento. E non ha trovato EMA difficoltà e differenze di problemi di qualità o di lotti. Cioè si dice un lotto, l'altro lotto, eccetera. Certo. Lei come giudica questa ultima, chiamiamola sentenza, comunque conferenza, precisazione dell'EMA, attenzione che non è AstraZeneca, ma è l'EMA, la massima dopo authority. Di me,
dopo di me probabilmente interverrà una persona che chiaramente ha molta esperienza su questo. L'accolgo molto positivamente questo giudizio dell'EMA. È evidente che abbiamo necessità dei vaccini ed è normale anche che ognuno di noi, appartengo alle persone fortunate che hanno avuto la possibilità di ricevere il vaccino, ognuno di noi vive con una certa forma di sospetto, una iniezione di un qualcosa di estremamente nuovo, ma fondamentalmente non abbiamo soluzioni diverse e il fatto che sia arrivata dall'EMA, che ricordiamoci che è un ente fondamentale di controllo, di governo, di qualità, e che dica che possiamo approcciarci anche a questo vaccino, cioè al vaccino di AstraZeneca, la dobbiamo accogliere come una notizia molto bella. È ovvio che in ogni viaggio che facciamo una piccola dose di rischio ce l'abbiamo sempre, anche in una camminata, anche in un piccolo viaggio in macchina. Quindi fa parte della vita, ma non possiamo rimanere in casa, perché in casa abbiamo il vaccino, è l'unico modo che abbiamo intraprendere un viaggio, in casa abbiamo il virus, è l'unico modo che abbiamo per limitare i danni del virus è il vaccino, e quindi è benvenuto il vaccino AstraZeneca, che è figlio comunque di ricerche molto puntuali e molto attente. Io, raccogliendo il suo invito, professore, ma ne ero già convinto, appena potrò, sarò chiamato, AstraZeneca sicuramente, così invito tutti i telespettatori a farlo, perché altrimenti se non lo facciamo, qui non è il problema dei lotti, poi quelli rimangono lì e noi ritardiamo la cosiddetta immunità di gregge, è vero professore? Quindi la mia responsabilità è così. Professore, le posso chiedere infine una cosa sola? Lei cosa consiglia in questa epoca di Covid? Cosa si deve mangiare? Cosa si può evitare? Velocemente, me lo dica. Ah, la risposta è molto semplice, perché non esiste una dieta anti-Covid. Esiste la dieta del volersi bene, che prescindere dal Covid. È ovvio che mangiare molta verdura, mangiare molta frutta di stagione e cercare fondamentalmente di avere cura di sé è un qualcosa che aiuta il sistema immunitario e quindi ci difende di più da qualsiasi agente, anche dal virus del Covid. Professore, io la ringrazio per il grande lavoro, i sacrifici che state facendo per tutti noi, per le nostre comunità. Le auguro buon lavoro a lei, ai suoi collaboratori e alla sua famiglia. Grazie, professore. Io ringrazio voi, perché il vostro lavoro non è da meno in questa fase. Grazie. Grazie, buona serata. Ecco qua. Quindi abbiamo, grazie al professore, aperto anche questa finestra. Vorrei con voi completare questo quadro, perché alla fine potremmo concludere sul recupero del calendario delle vaccinazioni. È una sorpresa che voglio farvi. Claudio. Beh, la ripresa delle vaccinazioni, se a questo punto c'è il via libera, dovrebbe scattare immediatamente, ma i dati che sono usciti però sono che le scorte della regione sono molto basse in questa fase, perché se i dati erano esatti, quelli di un paio di giorni fa, si parlava di 117.000 dosi, di cui circa 60.000 AstraZeneca e 50 Pfizer e Moderna. Quindi il piano di vaccinazioni, se i numeri restano questi, gli approvvigionamenti non sono ripresi immediatamente, il piano di vaccinazioni può ripartire con i ritmi che erano stati stabiliti, oppure dovrà languire ancora per qualche giorno e quindi i ritardi aumenteranno? Questo è il punto. Questa è la risposta a cui forse si dovrà dare anche la prossima ospite. Porremo a loro la domanda, a lei e alla dottoressa, ma anche a ciascuno di noi: ma è lecito, logico, dopo questi chiarimenti, che uno dica che può succedere nei prossimi giorni, si presentino e dicono non voglio AstraZeneca? Perché questa è la cosa che potrebbe verificarsi, caro Francesco Marinelli, so che lei è molto attento al discorso sanitario. Sì, io credo che intanto bisogna avere una grande fiducia nella comunità scientifica, perché come ci diceva poc'anzi il professore, noi oggi abbiamo una speranza di uscire da questa fase di pandemia solo attraverso i vaccini, quindi questo rappresentano una prospettiva per uscire da questa situazione che purtroppo sta avvolgendo l'intero scenario mondiale. Quindi da questo punto di vista qui partirei da questo dato. Credo che l'altro elemento importante, ma questo vale per tutti ovviamente, è la campagna di informazione che va fatta sul tema dei vaccini, e su questo devo dire che il nostro paese purtroppo
ha fatto poco, ha fatto, probabilmente era necessario fare una campagna informativa molto, molto più profonda, molto più dettagliata, per consentire a tutti di acquisire quelle informazioni che oggi sono necessarie per poter affrontare il tema della vaccinazione con una consapevolezza profonda. Ecco, quindi da questo punto di vista qui è chiaro che su questo aspetto è importante ulteriormente dare elementi di informazione alle persone. Anche perché se non vi sia e non vi avvenga il superamento di questa crisi drammatica, di questo difficile tempo, sarà difficile immaginare alla ripresa economica, al piano di recupero, di resilienza, di riordine, è difficile. E questo è il primo tema. Il secondo è che a me risulta non solo le grandi imprese Confindustria, ma credo anche alla cooperazione. Ho letto stamane che si è resa disponibile ad ospitare nei plessi più importanti i medici per vaccinare i dipendenti, i collaboratori. Vero o no, Mauro Neri? Certo, è fondamentale. Io riuscire a integrarsi e a cercare di arrivare a vaccinare tutti, insomma, questo è fondamentale, perché senza la soluzione del problema non c'è neanche una ripresa e sviluppo. Del resto io mi fermo qua sul discorso vaccini, perché è un mondo che bisogna aspettare, bisogna avere fiducia nelle istituzioni, bisogna porsi in maniera costruttiva, come stanno facendo anche nel mondo imprenditoriale, sociale, rispetto a un'eventuale campagna. Però noi dobbiamo guardare al futuro, cioè noi dobbiamo pensare che il futuro è inevitabilmente differente da oggi, perché grazie anche a quello che saranno i fondi che arriveranno dall'Europa, dovrà essere un mondo più sostenibile, e il treno sta passando adesso però. Cioè, Industria 4.0, io penso, quando si parla dell'agricoltura di precisione di qui a qualche anno, è inevitabile che l'agricoltura di precisione la fai con dei macchinari particolari. Oggi, quest'anno, chi investe nel 2021 ha il 50% di sgravi contributivi, di sgravi di crediti fiscali. Fiscali. Chi investe nel 2022 avrà il 40%, chi investe nel 2023 probabilmente non avrà niente. Allora voi capite che con i tempi che abbiamo noi in Italia, il nostro compito è quello veramente di dire: ci mettiamo a disposizione sul piano sanitario, però bisogna che guardiamo al futuro, perché se perdiamo il 2021 e il 2022 da questo punto di vista qui, abbiamo perso il treno e non lo recuperiamo più. Mario Mazzotti. Ma sui vaccini bisogna fare in fretta, fare bene, fidarsi della comunità scientifica. Poi emerge un altro tema che riguarda ciò che succede qui in avanti: la proprietà privata dei brevetti. E questa è una grande questione. Altro tema interessantissimo. È una grande questione che penso che debba essere posta alla comunità internazionale, perché la garanzia delle pari condizioni per tutti di poter accedere al diritto alla salute è un dato che emerge. E qui invece abbiamo di fronte un problema che viviamo tutti i giorni, anche di disponibilità, di numero di vaccini, di peso dei singoli stati rispetto al tipo di fabbricazione che viene fatta all'interno degli stessi stati dei vaccini. Insomma, è una grande questione questa, anche di diritto di cittadinanza, che riguarda l'Europa ma che riguarda anche l'intero pianeta. Mario Mazzotti, non ne abbiamo l'opportunità, ma col sindacato e con voi centrali cooperative e anche con gli industriali e con le altre imprese, c'è da affrontare un tema, Claudio, è interessantissimo. Questo rapporto, oggi si dice cambia il capitalismo, no? Perché, e poi c'è il nuovo rapporto con il mercato, e poi ancora il rapporto col privato collettivo, la cooperazione, il futuro della cooperazione nei confronti del welfare state, del ridisegnare lo stato sociale, perché siamo di fronte a questi temi, perché non sarà mica immaginabile, Claudio, avere un futuro in cui lo Stato, attraverso il servizio sanitario universalistico, dà tutto a tutti.
c'è un qualcosa che dobbiamo, al quale dobbiamo pensare, cioè costruire un modello di welfare diverso. Sì, questo però apre il tema del problema dei controlli e dei regolamenti e della regolazione di questa cosa, perché abbiamo visto che nel momento in cui si lascia libero campo alla concorrenzialità, all'iniziativa privata, che naturalmente bisogna incentivarla, la concorrenza teoricamente dovrebbe portare a un miglioramento dei servizi e a un abbassamento dei prezzi, ma molte volte non è affatto così, perché gli enti regolatori che devono e sono chiamati a una funzione fondamentale, ci siamo resi conto che molto spesso questo lavoro non lo fanno. Quindi è un problema di lasciare libero campo a quelli che sono gli animal spirits del capitalismo, come diceva Adam Smith, sì, però con giudizio, vanno regolati, e se gli enti pubblici non riescono a mettere in campo delle forze che controllano in qualche modo ai fini del bene pubblico questa libera concorrenza, diventa un serio problema. Noi abbiamo visto tantissimi servizi privatizzati e poi alla fine i costi sono ricaduti comunque sulla collettività e i risparmi sono stati irrisori. Ma devo dire, Claudio, e voi, cari precedenti segretario generale, che questo tema, per esempio, del rapporto pubblico-privato, è un tema straordinariamente interessante, importante. Che tipo di correlazione tra l'impresa privata e l'impresa pubblica? Noi adesso stiamo assistendo a tutto il tema, sto andando fuori seminato, è un tema che a me sta particolarmente a cuore. L'Italia, all'Italia che diventa ITA, no? E con i soldi pubblici rimettiamo in moto. Insomma, è interessante vedere come sta cambiando. Tra l'altro, devo aggiungere un altro particolare, non so se a voi sia sfuggito. Il tema che il neopresidente, neosegretario del PD, nella sua relazione ha parlato di partecipazione del fattore al lavoro allo sviluppo dell'impresa, subito ripreso dalla CISL. La CISL ha avuto come vecchio cavallo di battaglia il lavoro che deve partecipare addirittura negli organi e quindi non solo di indirizzo nel sistema duale con gli enti previdenziali, ma nei consigli di amministrazione, che è un altro tema. Come vedete, cosa sta producendo il tema Covid? Abbiamo il telefono e il collegamento pronto, dottoressa Angelini. Buonasera a tutti, mi dispiace, ma sono solo in luce. E lei è messa male, suppongo, perché adesso dovrà affrontare tutta una serie di problemi. Abbiamo dato notizia, arrivata anche noi pochi minuti fa, del comunicato dell'EMA. Lei ce lo conferma? Assolutamente sì, ci ha fatto un po' penare perché lo rinviavano di ora in ora, ma in realtà la conclusione è stata assolutamente positiva. Il lavoro fatto dall'EMA di rivalutazione di tutti i casi che si erano verificati ha portato a delle conclusioni abbastanza inequivocabili, tant'è che viene proprio detto che il rischio di trombosi rispetto al numero di casi di decessi per questi casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino sono inferiori, tra virgolette, a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, quindi è assolutamente la stessa cosa. Abbiamo osservato una concomitanza temporale che non era una concomitanza causale. Bene, però ha fatto AIFA e il governo a sospendere in attesa di avere un ulteriore pronunciamento, perché ci vuole la massima garanzia di sicurezza per tutti. Dottoressa Angelini, siccome lei è nel campo, sul campo, sente già le reazioni, lei immagina che la gente che magari già aveva preso la prenotazione rifugga e vi dica non voglio AstraZeneca? Francamente non lo so e mi auguro che questo non succeda. Mi auguro che la razionalità prevalga sulla emotività e che a fronte dei 500 morti al giorno per Covid che continuiamo a registrare a livello nazionale,
prevalga la consapevolezza che un vaccino che è stato valutato e rivalutato sicuro, che è stato somministrato a 12 milioni di inglesi e a 5 milioni di cittadini europei, questi dati consentano alle persone di fare la scelta più razionale possibile, che è quella di vaccinarsi in questo momento con i vaccini disponibili, fra cui quello di AstraZeneca. Direttrice, io la conosco da lungo tempo e so quanto sia importante il suo lavoro, e quello che lei dice ai telespettatori è molto importante, cioè recatevi, questo se capisco bene, lo dica lei, cosa devono fare? Sì, sì. Lo dica lei. Venite con tranquillità, noi adesso abbiamo le prenotazioni di tutte le persone con più di 75 anni, queste persone vengano tranquillamente a vaccinarsi, così come le forze dell'ordine, così come gli insegnanti che ancora non l'hanno fatto e che si devono vaccinare dai loro medici di medicina generale, così come quelle categorie professionali che, per le quali era in corso la vaccinazione. La vaccinazione riprende senza problemi, le persone devono approfittare di questa opportunità che gli viene data, perché è la principale opportunità per sconfiggere una malattia che sta veramente creando tanta preoccupazione, insomma. Quindi, concludendo, la USL Romagna riprende alla grande con il calendario delle vaccinazioni. Assolutamente sì. In questo momento sono arrivati gli SMS a casa che dicono appunto sono stati spostati gli orari, però bisogna presentarsi. E chi dottoressa, ecco. Mi scusi, e chi si presenta e non vuole Astra, cosa fate? Lo mettete in coda? Allora, chi si presenta e ha delle patologie gravi che lo rendono estremamente vulnerabile otterrà il vaccino che deve ottenere, perché non è che noi vogliamo fare AstraZeneca a tutti i costi, noi facciamo a ciascuno il vaccino più appropriato. Se una persona però che non ha particolari patologie, o almeno quelle patologie che sono elencate nelle indicazioni del Ministero, se una persona che non ha queste patologie rifiuta di fare AstraZeneca, in questo momento perde il turno e quindi va in coda alla fila e prima o poi, insomma, verrà vaccinato, ma non è, purtroppo qui siamo davanti a una vaccinazione che procede con i vaccini che sono disponibili, tutti sicuri ed efficaci, e non si può scegliere il vaccino, tra l'altro, sulla base di criteri che di scientifico non hanno niente, insomma. Grazie, dottoressa Angelini, buon lavoro. Ci sentiamo anche la prossima settimana, perché lei per noi è il faro che ci conduce in questa selva oscura, come ho detto sta poco fa col sindaco di Ravenna a proposito di Dante. La ringrazio, dottoressa, buon lavoro. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie, grazie. Allora, tentiamo velocemente perché mi fanno segni che dobbiamo concludere. Conclusioni, Mauro Neri. In linea con quello che ho detto prima, ringraziando gli amici cooperatori di Bagnacavallo, organizzeremo un incontro con tutte le associazioni, per vedere le associazioni e le parti sociali, per vedere se riusciamo a venire fuori con un documento unico nei confronti delle associazioni. Ha fatto bene? Ringraziando gli amici di cooperatori di Bagnacavallo, in quell'occasione proponiamo questa cosa. Saremo presenti anche come Tele Romagna per seguire questo che è la festa della cooperazione. Saremo presenti, certo. Quindi vedremo che documento porterete. Velocemente anche lei, Presidente? Io penso che anche dalla discussione di oggi è emersa una volontà e anche una volontà importante per costruire una rete più forte del sistema Romagna. Signor Segretario? Il momento è adesso, dobbiamo cogliere questa grande opportunità che ci è data e siamo in un momento strategico, credo che dobbiamo veramente metterci attorno ad un tavolo tutti e non aspettare, come dire, il momento istituzionale o la sede istituzionale. La sede istituzionale la dobbiamo creare insieme e lavorare sui progetti. Prima si parlava di progetti, l'idea dei progetti
è un'idea che mi piace molto e che credo che possa trovare una condivisione molto ampia. La Romagna ha bisogno di questa grande opportunità e dobbiamo guardare avanti al futuro e alla ripresa. Grazie Claudio, noi ti aspettiamo ancora. La prossima molto settimana volentieri. Avremo un ping pong dedicato alle periferie, con il GAL, l'Alta Romagna, che è un pezzo importante anche di questo nostro territorio. Ti aspettiamo ancora. Grazie. Molto volentieri, grazie. Grazie a tutti voi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti.